comune e dobbiamo prendere un'altra volta il circuito di piccolo segnale. Quindi abbiamo VS, RS, questa è la base, RB, questa è la B'. Adesso abbiamo il collettore a comune, vi ricordate? Era così e qui c'era l'emettitore. Quindi tra base ed emettitore ci sono RB'E e la capacità CB'E. Tra collettore e emettitore, no, facciamo prima, tra collettore e base c'è CB'C, tra collettore e emettitore c'è ovviamente il generatore di corrente GMVB'E, e questo è VB'E, e poi c'è la RO, che qui finisce in parallelo a RE e in parallelo a RL, quindi stavolta considerarla non mi dà nessuna complicazione in più. Tanto insomma finisce nel mucchio, no? Allora, qua sappiamo già come fare, dobbiamo semplicemente andarci a calcolare quelle due resistenze viste. Facciamo il primo calcolo, questo è abbastanza rapido, RB è 0. Quindi dobbiamo mettere un generatore di prova al posto della capacità, VP, chiamiamolo VP, questo è B', questo è D, qui c'è anche RB. Quindi da B' a massa c'è quella resistenza solida che abbiamo chiamato R tilde, questa qua c'è RB, più RS per RB, l'abbiamo già definita, la usiamo di nuovo. La capacità CBC è un circuito aperto, qui c'è la RB'E e poi qui ci sono i generatori di corrente GMVB'E che, guardate, è GMVP, e poi qui c'è questa resistenza che è RO parallelo RE parallelo RL. Allora va calcolata la resistenza vista, cioè quindi devo fare il calcolo di questa corrente. Faccio come abbiamo fatto prima, cioè togliamo la RB'E e poi la reinseriamo. Allora, togliamo, però meglio che lo segniamo, no? Perché così poi ci ricordiamo che dobbiamo reinserirla. Allora, se tolgo RB'E, che cosa succede? Che qui passa una corrente IP e qui poi passa una corrente che è IP meno GMVP. Questa cosa l'abbiamo già fatto. Perché viene una cosa simile a un conto che ci è già venuto, no? Secondo voi? Perché è la stessa resistenza vista, ok? Cioè, questo ci ricorda, no? Questo IP-GMVP l'abbiamo vista anche prima, perché la resistenza vista è esattamente la stessa, è vista sempre tra la stessa capacità. L'unica cosa che è cambiata è che adesso l'uscita la prendo dall'emettitore, non dal collettore, ma nella resistenza vista dalla capacità, dove prendo l'uscita, non conta mica nulla. Ok? Quindi è la stessa cosa di prima. Allora, facciamo questo conto, VP uguale R tilde per IP. Più IP che moltiplica RO parallelo RE parallelo RL, no, IP meno GMVP meno GMVP, che è l'altra corrente che moltiplica RO parallelo RE parallelo RL. Quindi quando faccio VP su IP mi viene R tilde più RO parallelo RE parallelo RL tutto diviso 1 più GM RO parallelo RE parallelo RL. Vabbè, quindi è più o meno la stessa espressione di prima. A questo punto rimetto RB'E, reinserisco. RB'E e trovo
RBE0 uguale a RB'E parallelo a R tilde più RO parallelo RE parallelo RL diviso 1 più GM RO parallelo RE parallelo RL. Questa è ben bassina in generale, perché questo termine a denominatore con GM è significativamente più grande di 1, quindi abbatte la resistenza. Quello è un termine che abbatte la resistenza, non viene alta questa. E comunque un pezzo. Poi c'è quell'altro pezzo. Ora vedete, l'effetto Miller non mi aspetto che ci sia più, perché per tanti motivi. Uno, due motivi. Il primo è che l'amplificatore non inverte più. Ok? Che non è invertente DC. Il secondo è che l'amplificazione è minore di 1, quindi effetto Miller non mi dice granché. Va bene. Comunque, facciamo il calcolo. Non viene un conto complicato. Cosa devo fare? Devo mettere RB'C 0. Allora, devo mettere tra B' e C i generatori prova. C a massa. Di qua che cosa ho? Ho R tilde, direi. Dall'altra parte invece c'è RB'E. Questa è VB'E, la capacità non la devo mettere perché è un circuito aperto in questo caso, qui c'è l'emettitore e poi qui ho GM VB'E e qui c'è RO parallelo RC parallelo RL. Ora qui, se questa corrente la chiamo IB, vedete? Questa cosa qui è GM per RB'E per IB, tra parentesi GM per RB'E è proprio HFE, no? Quindi questo perché mi fa comodo? Perché a questo punto posso scrivere direttamente l'RBC. RBC cosa vede? Cos'è? È la R tilde in parallelo a quello che vede da questa parte, no? Da destra, quello che si vede a sinistra in parallelo a quello che si vede verso destra. Quello che si vede verso destra lo posso scrivere direttamente perché è la solita resistenza vista dall'ingresso della base. Quindi vedo RB'E più, cioè questa resistenza che però viene moltiplicata del fattore 1 più l'amplificazione di corrente, no? Questo che moltiplica 1 più GM RB'E. Quindi la cosa importante da notare, l'avevo già detto prima, ma è importante da notarlo, importante notarlo ora, qui non c'è effetto Miller. Perché non c'è effetto Miller? Perché l'amplificazione non c'è. Ora, se guardate qua, è chiaro che io qui c'è questo fattore qui che aumenta l'amplificazione, che aumenta la resistenza, l'aumenta anche tanto, però poi tutto quello che aumento finisce in parallelo a R tilde, quindi comunque tutto viene più piccolo di R tilde, ma posso tirare su quanto mi pare. Negli altri casi ho la resistenza vista da CB'C, poteva essere veramente molto alta, qui viene limitata uguale, se questa è proprio altissima, R tilde. Ok, quindi c'è poco da fare. Questo fa sì che l'omega H venga più grande che negli altri casi. Venga significativamente più grande. Quindi questo è omega H, viene maggiore
negli altri casi. Allora, facciamo una cosa, approfittiamone un attimo per riassumere quello che abbiamo visto. Aumentando quello schemino che avevamo fatto l'altra volta con una colonna in più. Ricordate, noi avevamo messo CE con RE e CC. Ecco, ora mettiamoci il valore dell'amplificazione intrinseca vuoto, per ricordarcelo, e il valore di omega H. E facciamo un'espressione qualitativa. Dal punto di vista quantitativo non ha senso rimettere tutto insieme, perché abbiamo trovato le formule, si sa come procedere, no? È abbastanza automatico e relativamente facile da fare. Vediamo qualitativamente. Noi qua riassumiamo sull'amplificazione intrinseca a vuoto. Avevamo detto che il segno era negativo per i primi due, positivo per il terzo, e poi avevamo un'amplificazione alta, qui media e qui bassa. Questa considerazione l'avevamo fatta, no? Allora, cosa ci ha detto invece l'omega H? L'omega H ci dice questo, che è alta. La più alta ce l'abbiamo nel caso CC, perché non c'è l'effetto Miller, e poi invece, man mano che, invece nel caso CE, più è piccola R, più è alto l'effetto Miller, quindi più bassa viene il limite superiore di banda. Quindi il limite superiore di banda ha qualitativamente questo andamento, no? Diciamo, all'aumentare di R, qui lo posso sottolineare qua, all'aumentare di RE sale omega H e diminuisce l'amplificazione di tensione. Oh. Quindi, ripeto, la considerazione di massima è che con una buona approssimazione questo prodotto tra l'amplificazione a vuoto e il limite superiore di banda all'incirca è costante. Vabbè, poi caso per caso andiamo a fare il calcolo preciso. C'è una considerazione importante da fare per quanto riguarda gli amplificatori multistadio, che noi abbiamo già visto qualcosa gli amplificatori multistadio, però nella regione in cui il comportamento in frequenza è piatto, no? Abbiamo visto che il guadagno si ottiene facendo il prodotto delle amplificazioni dei singoli stadi e poi tenendo conto dei partitori, ingresso uscita, okay? E poi abbiamo visto che tipicamente il primo stadio imposta l'impedenza d'ingresso, l'ultimo stadio imposta l'impedenza d'uscita e gli stadi intermedi permettono di aggiustare il guadagno. Questo l'abbiamo visto insieme. Che cosa c'è da aggiungere ora parlando del limite superiore di banda, insomma della banda passante? E questo vediamolo un attimo, ancora considerazione che non abbiamo fatto. Immaginiamo di averne tre in cascata, con tre amplificazioni diverse, diciamo tre funzioni di trasferimento diverse. Per il momento trascuriamo il discorso dei partitori, immaginiamo che quello sia un coefficiente costante che si applica. Allora, quindi la funzione di trasferimento complessiva sarà la funzione di trasferimento del primo, a vuoto, no? Per la funzione di trasferimento del secondo, per la funzione di trasferimento del terzo, per diciamo una serie di partitori che ora non ci interessano, diciamo un pezzo, un coefficiente costante, anche se non è detto che sia esattamente costante, perché poi le impedenze possono essere anche parzialmente immaginari, però per il momento diciamo, immaginiamo che sia un effetto che conta poco. Allora, quando vado a rappresentare
il diagramma di Bode di queste della funzione di trasferimento, io posso immaginare di fare una cosa del genere, di rappresentare le tre funzioni di trasferimento e poi di fare il prodotto, che nel caso del diagramma di Bode vuol dire andare a fare la somma, no? La somma delle funzioni di trasferimento singole in DB. Allora, cosa però voglio dire? Immaginiamo che allora A1 sia fatta così, A2 sia fatta così, quindi questa sia A1, questa sia A2 e A3 sia fatta così. Ho fatto un po' a caso. Quindi io chiaramente per ottenere la funzione di trasferimento complessivo su questo grafico devo fare le somme in DB delle varie funzioni di trasferimento. Domanda: dov'è il limite inferiore di banda e il limite superiore di banda del sistema totale, dell'amplificatore complessivo? Ok, qual è? Non facciamo tutto il conto, ce lo immaginiamo. Al limite superiore di banda c'è poco da fare. Se io vado a fare la somma, il limite superiore di banda mi viene determinato dall'amplificatore che ha il limite superiore di banda più piccolo, giusto? Quindi il limite superiore di banda mi viene questo qua, il limite inferiore di banda mi viene determinato, se immagino di fare la somma, dall'amplificatore che ce l'ha più alto, il limite inferiore di banda più grande, ok? Quindi questo. E poi ho la sagomatura dovuta al fatto che si inseriscono tutti in un punto diverso, ok? Quindi qual è il concetto fondamentale? Il concetto fondamentale è che la banda passante, l'ampiezza della banda, del centrobanda, per un amplificatore a più stadi mi viene determinato dall'intersezione delle bande passanti di ciascuno stadio, ok? È più piccola di quella di ciascuno stadio, non è mai, al massimo se sono tutti perfettamente allineati viene uguale, ok? Questo è una considerazione di non poco conto. Perché? Perché di fatto devo fare in modo, se ho un amplificatore multistadio che avuta la specifica relativa alla banda passante, tutti i singoli stadi abbiano quella banda passante, va bene? Quindi se mi si chiede un limite inferiore di banda di 10 Hz, un limite superiore di banda di 1 kHz, tanto per fare un esempio a caso, devo assicurarmi che tutti gli amplificatori multistadio abbiano almeno 1 kHz di limite superiore di banda e tutti gli amplificatori singoli del multistadio abbiano un limite inferiore di banda non più alto di 10 Hz, perché non recupero più. Perché se per qualche motivo uno di quegli amplificatori ha una banda passante più piccola di quella che mi serve, è perso, cioè il multistadio non riesco più a farlo, non recupero più un effetto del genere. È chiaro, mentre un'amplificazione bassa la posso sempre recuperare mettendo un altro stadio con un'amplificazione più alta, a parte altre considerazioni che sono importanti ma per il momento non facciamo. E una banda troppo piccola in un amplificatore multistadio non riesco mai a recuperarla. Ok, quindi supponiamo che io debba avere un'amplificazione di 1000, ok, e una certa banda. Io posso ottenere un'amplificazione di 1000 con uno stadio magari che amplifica 1000, con tre stadi che amplificano 10, con due stadi che amplificano 30, no? Però su questa scelta mi incide molto la banda passante che ciascuno stadio ha, che deve evitare di usare troppi pochi stadi, perché magari usando troppi pochi stadi la banda passante di ciascuno stadio non mi consente di rispettare le specifiche. Spesso quindi la scelta di fare più stadi serve anche per fare in modo che ciascuno stadio possa amplificare un po' di meno e quindi possa avere una banda un po' più ampia, in modo da sostenere la banda richiesta.
Un'altra considerazione. Dal punto di vista del tipo di circuito che abbiamo visto adesso, sembra che non è che si possa fissare granché il limite superiore di banda. Una volta che abbiamo dimensionato tutto il circuito, noi abbiamo fatto un calcolo del limite superiore di banda, come se quello ci venisse imposto dal sistema. Va bene? Per quale motivo? Perché le capacità che abbiamo considerato sono capacità interne del sistema, quindi una volta scelto il transistore polarizzato, quelle sono, e le resistenze viste sono resistenze di polarizzazione, carico, eccetera, che comunque anche quelle, una volta scelta l'amplificazione a centrobanda, sono più o meno fissate. Okay. Quindi la cosa che appare è che non è che si riesce tanto a aggiustare il limite superiore di banda, mentre invece può essere importante perché mi viene dato come specifica e a quel punto è utile avere esattamente quel valore, perché non ha senso cercare di avere un limite superiore di banda molto più ampio di quello che mi è richiesto. Se lo faccio molto ampio, tipicamente entra un sacco più di rumore nel sistema e poi perdo da qualche altra parte prestazioni. Allora, com'è che si fa ad aggiustare il limite superiore di banda? In realtà c'è un modo, perché se questo è il limite superiore di banda che calcolo, chiamiamolo omega h con l'asterisco, e in realtà da specifica voglio un altro limite superiore di banda, omega h, va bene, se questo omega h è più piccolo di omega h asterisco, io posso sempre ottenere esattamente il valore che voglio aggiungendo una capacità in più. Cioè aggiungo una capacità che diciamo a centrobanda possa essere considerata un circuito aperto, ma che in alta frequenza mi conti, e a quel punto mi cambia l'espressione del limite superiore di banda, si aggiunge un termine in più, e questo termine è perfettamente controllato perché C star l'ho scelta io. Quindi per aggiustare il limite superiore di, per, più che aggiustare diciamo imporre, omega h minore di omega asterisco, posso aggiungere una c star in più. Allora, a questo punto io lo aggiusto al valore che voglio, perché c star l'ho scelta io, quindi al valore che decido io, non serve ad altro, quindi non ho altri vincoli nella scelta. Va bene. La R star che cosa sarà? Questa sarà la resistenza vista da C star, e questa non la scelgo io, perché dipende dal circuito, resistenza vista. Io ho inserito soltanto la capacità. Un po' qualcosa scelgo, perché scelgo dove mettere la capacità e in base a dove la metto vedo una resistenza diversa. Quindi un pochino di libertà ce l'ho, però non è che posso imporre il valore preciso. Posso scegliere tra 2-3 punti e quindi tra 2-3 valori di resistenze viste, d'accordo? Quindi a questo punto è piuttosto limitata l'azione che posso fare, no? Perché posso soltanto, cosa devo fare dal punto di vista della progettazione? Devo fare in modo che di per sé l'amplificatore abbia un limite superiore di banda più alto di quello che voglio imporre. Ok? Una volta che ce l'ho più alto di quello che voglio imporre, poi posso abbassarlo aggiungendo una capacità in più. Non posso mai alzarlo,
Quindi devo mettermi in condizioni di vantaggio, cioè devo mettermi in condizioni in cui il limite di supervivenza sia più alto di quello che mi serve. E poi lo abbasso con una capacità in più. Ok? Facendo il calcolo, vedete, 1 su omega h è questo denominatore, e che è uguale quindi a 1 su omega h primo, che è il primo termine della sommatoria, più r asterisco c asterisco. Quindi io, se conosco la limite superiore di banda che voglio, se conosco quello che mi viene libero prima di inserire la capacità nuova, posso determinare il valore della capacità nuova, che è quindi 1 su omega h meno 1 su omega h primo tutto diviso r star. Decido dove metterlo. Una volta che ho deciso dove metterlo, so quant'è la R star in principio, e poi scelgo il valore a questo punto. E inchiodo il limite superiore di banda al valore che voglio. Quindi questo è prassi comune nella progettazione. Si fa sempre così. L'ultimo, il tocco finale per imporre il limite superiore di banda si fa con una capacità in più. Dove si mette questa capacità? Ci sono tanti posti buoni. Da questa espressione io qualcosa capisco. Poiché la capacità costa, in generale, e costa in modo proporzionale al suo valore, è chiaro che mi conviene metterla in un punto dove la resistenza vista è alta. Più alta è la resistenza vista, più piccola devo mettere la capacità, a parità di effetto, no? E quindi sceglierò il punto dove la resistenza vista è più alta. Approssimativamente, se il circuito è integrato e tutto su silicio, il costo di qualunque cosa è proporzionale alla superficie, no? Quindi capacità più grande, cioè queste facce più grandi, quindi costa in modo proporzionale al valore, più o meno proporzionale. Quindi qui sceglierò di inserire C star tra due punti tra cui si vede 1 alta R star, insomma, orientativamente da qui si vede l'R star massima. Va bene. Fermiamo qua.